Ciao Piccio, siamo tornati con Alien Isolation. Salve! Condi! Io sto in mezzo. Armi da fuoco individuate. Deve essere uno scherzo. Collocare le armi da fuoco sul nastro trasportatore. Se è vero, devo fare? Ma stiamo scherzando? Vabbè. Non lascio le mille A. Ma pensavo passato in mezzo, non vale. Addio, amici belli! Riccardo, l'entrata è bloccata. I diagrammi che usavano per il tour dimostrativo di Sevastopol sono nei paraggi. Vedi se c'è un portello secondario. C'è un condotto elettrico collegato al centro Apollo. Posso usarlo? Pensi di passarci? Togli la corrente, fai dei respiri profondi, ti comprimi. Facile. Non verrò lassù a tirarti fuori se rimani incastrata. Ma vattene a fanculo. Com'era già scordato 894930. Gna. Cancella. Quash. Grazie. Riccardino, tu mi stavi simpatico, invece ho scoperto che sei un senza palle. E mi hai deluso. Mi hai deluso, allora. Ma no, non dovrebbe essere prima dentro. Watatsumi! What the fuck is this place? I don't understand. Hello? No. Dov'è? Ah, che secretino, secretino! Era il secretino! Che schifo, non voglio lavorare. Che brutta la vita. Ciao! Ok. Riccardo, il condotto è disattivato per ora. Sono riuscito a vedere i diagrammi di Apollo. Credo che tu possa usare il condotto della turbina per entrare. C'è un interruttore di emergenza per spegnerla lì vicino, ma non dura molto. Dovrai entrare velocemente. Cappatina al selvaggio prima. Anche perché ho spento la luce all'androide là dentro. Dove cazzo è la luce? Ciao. Disattiviamo questa bella tu. C'è nessuno? C'è un altro che lavora lì con il vestito da stronzo. Sì! Io devo correre. Ora corsetta. Veloce, buttati! Veloce! No, è un condotto enorme. Che strano. Man mano che vai in profondità, il tuo segnale radio diventa più debole. Ti perderò presto. Ottimo. Tieni le dita incrociate per me, eh? Ci saranno un sacco di androidi Z laggiù, Ripley. È pericoloso. Samuels si è sacrificato per farmi arrivare qui. Devo provarci. Era un tipo in gamba per essere un sintetico. Già. No come te, cacasotto di merda. Samuels si è sacrificato per noi. L'ha fatto per me, perché mi amava e lo so che mi amava. Riccardo, l'entrata principale è bloccata. Idee sulla prossima mossa. Non ti sento, Ripley. Il segnale è debole. Riccardo. Maledizione. Se mi senti, trova un altro modo per comunicare. Qualcosa non va con il mio auricolare. Ma perché ti affidi a Riccardo? Me lo spieghi che è una cosa inutile. So... Ah, la maschera antigas. Fighissimo. Ending, è appena successa una cosa incredibile. Sevastopol non è più sul mercato. Abbiamo un acquirente. Poco prima che questo posto venga smantellato, loro cambiano idea. Evidentemente, dopo tour e presentazioni senza fine, le trattative non si erano interrotte. Qualcuno al quartier generale della compagnia avrà schioccato le dita, immagino. È appena arrivato un messaggio di conferma e Apollo sta ricevendo un pacchetto con il nuovo regolamento, quindi l'accordo sarà ufficiale. Che rimanga tra noi finché non verrà annunciato agli azionisti. Che sollievo, eh? Quindi avevano comprato la stazione. In tutti i messaggi precedenti abbiamo detto che la stavano smantellando. Invece... ora abbiamo visto che abbiamo sentito che la stanno. Che l'avevano comprata, hanno interrotto lo smantellamento e hanno dato ad Apollo i nuovi ordini del nuovo acquirente. Quindi che cazzo succede? Oh, mi ha fatto spaventare! Che cazzo fa? Dimmi, non si. No, c'è quello a cui ho spento la luce. Quello sarà incazzato. Io mi appena scopro quello e mi ha tolto la luce e gli sfaccio il culo, bastardo. Però dov'è quello? Ho paura. Mamma. E che. Oh cazzo! L'ho ucciso! Yeah! Ciao Beli! L'ho ucciso. Cosa era gas? Cosa ho fatto partire? E poi perché c'è un pulsante per uccidere un androide? Pronto? Nessuno. Perfetto. Non voglio disturbare gli androidi. Salve. E sempre due. Può salvare. Quindi prima di un colloquio di lavoro, prima di un appuntamento con una ragazza, salvate. Che se no rifate tutto a capo. Sto zitto. Allora, Pollino, lavoriamo. Uno, su, video. Pannelli server del settore destro attivati.
Cerca la console di sinistra. Che culo! Che culen! Dove devo andare ora? Ok. Se li accendo, uno di questi dovrebbe farmi accedere ai sistemi di sicurezza di Apollo. Che vuol dire uno di questi? Io sto qui a provare uno di questi finché non mi pigliano e mi stuprano qua. Non mi piace essere stuprato. Oh cazzo, sono due. Non c'è il pulsantino che li uccide. Devo andare a vedere se c'è il pulsantino per ucciderli. Oh, oh cazzo! Che porca troia! Vaffa. Ma che braccio allungabile, che cazzo del dottor Gadget sei, porca miseria, qua c'è l'altro. Dimmi che c'è il pulsantino qui! Aiuto! 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 Oh, compri B. Puff! No, ho usato il tonfa, non devi rompere le pa... Asciami! E poi il tuo bombo non ti fa niente, ah. Vai via. Ma che è? Oh, cazzo. Ma che non mi ha visto. Mi ha visto... Mi hanno visto! Mi hanno visto tu! Oh no, non mi picchia! Ma come sei? Oh, è violento sei. Sono stato quello giusto. Entra! Ciao! Ok, fatto. Batteria scarica. Che vuol dire batteria scarica? Siamo da Apollo. Ma porca... Cerca di ridurre il livello di sicurezza di Apollo. Che pulsante che ho fatto? Posso usare ora qua il sintonizzatore? Sì, invio. Devo farlo anche dall'altro lato, mi sa questo, giusto? 26431. Apollo! Vengo a farti il culo. Apollo! Vengo a spaccarti le ossa! Devi fare il buono. Ti sto violando. Senti come ti sto violando, Pollino. Lo senti? Ti piace, sei violato. E consulta Apollo. Dove? Da qui? Da dove lo consulto? Ti voglio consultati con me! Devo solo aspettare. Sti cazzi. Io sono l'architetto. Vuoi aiutarmi? Vedi, lo sapevo che c'entravamo noi. Due giorni dopo la partenza. Stai scherzando? Figli di puttana! Non è sulla stazione, cazzo! Che stronzi! Cosa? Cazzo! Pezzi di merda! Esci dalla parte inferiore del nucleo di Apollo. Ah! Ecco perché quella stronza di Taylor voleva mettersi d'accordo con quello. Perché non mi ricordo il nome di quello? Marlov! Con Marlov! Me lo sono ricordato. Ricordo la creatura, che stronza. E l'ho pure salvata. Sei collegato, Ricardo? Sono qui, Ripley. Novità? Apollo sta seguendo i protocolli della Weyland Yutani. Cosa? La Sixon ha venduto tutto. Ricardo, Apollo si rifiuta di cedere. Dice che qualcosa non va con il reattore. Sei nella compagnia. Digli che non te ne frega un cazzo di fare come dici. Mi dispiace, Ricardo, ma sono un pesce piccolo. Io, Samuel, Stay, lo siamo tutti. Se scoprissimo qualcosa, Apollo non sarebbe così disposto a farci uccidere. No, secondo me Taylor non è con noi. Secondo me Taylor lo sa. Androidi? No? Sì, androidi sì. Sono un bel po', ma non penso che possa venire qua. Non so perché, ma non penso. Non so va fatto, ma... Apu, mi sa vengono uccidi tutti le mie granate Amp. Ed è uno! Ed è tre! Puff. Fuori dalle valle! Grazie! Ecco ci siamo! Apri questa po' maleducato dovevo passare!
No, non è sangue, ok. Per un attimo ho avuto paura. Un bel condotto facciamo prima. Buongiorno a tutti. Questa nebbiolina dovrebbe servire a me, giusto? Munizioni bolt gun. Cos'è la bolt gun? E voglio la bolt gun ora. Dov'è? È spuntato munizioni per la bolt gun. E io ora la voglio, porca miseria. La voglio. La voglio ora. Subito. Dov'è? Voglio la mia bolt gun. Dai, per favore, queste telecamere. Ho perso la vita a Metal Gear Solid. Devo rompere le palle con queste cosine. Sì, devo aspettare ora. Maleducit. Trova il potenziamento della torcia ioni. E non era lì, non ci... Torniamo indietro per cercare il potenziamento. Che è sto rumore? Stai zitto. Ah, qua è. Bomboletta nuova. Oh, cazzo. No, di qua non posso rischiare. Ciao. Ciao. Riuscivo a provare però. Sono un coi, sono un testa di che sono un coi. Bra, vattene. Che va veloce, potentissima. Condottino. Questi androidi di merda, quindi stiamo semplicemente assecondando gli ordini di... cioè, seguendo gli ordini nostri. Vabbè, quello è bloccato lì, che fa? No, non è bloccato lì. Dove vai? Ciao. Deccava. Scusa, mi scocciava stare 3 ore. Ecco. Ora sparisci, che fai tu? Ah, non tremare così. Finito. Quindi. Corrente. Tu, attiva corrente, grazie. Grazie, molto bene ragazzi, siamo tornati perché mi ero... Fortunatamente mi sono accorto subito che Fraps aveva smesso di registrare, penso. Ma anche la parte in cui mi calo nel condotto. E basta, cioè semplicemente questo. Qua, quando ho sollevato la macchina, non so se si è visto, penso di sì comunque. Poi entro qua dentro. A posto, quindi. Pronto? Bonjour. Sono qui per il reattore. Ma che lì sono tornato. Io questo lo apro. Non vi fuga la voi. Ah, aia, aia, i miei occhi, la mia retina. Ah, la retina, porca miseria. Ma che... mi... apri! Ma perché mi chiudono le porte in faccia in questo gioco? Non sono così brutto. Giuro. Forse. Qua c'erano i pazzi. Sblocca la porta. Quindi quella porta. Per sbloccarlo per andare di qua. Cazzo. Strano, to. Sì. Ma che vuol dire? Ah, perché c'è sto cozzo di coso. Cazzo, Che vuol dire? Perché è morta? Porca miseria. Bolt gun. Pigliala. Pigliala. Pigliala che te la ammiri 3 ore. Cazzo, c'è quello dietro. Che vuol dire? Ma non fa niente. Perché non fa niente? Funziona, maledetta. Carica sta cosa. Tre di caricamento per questo, stai scherzando tu. Stai lì. Oh. Ma non me l'aspettavo che non... mischino, C'è! C'è nessuno là? Non sembra. Stronzo. Quindi quelli con il giubbottino sono invulnerabili al... all'emp. La sala manutenzione questa è. La voglio! La voglio! La voglio! Però... perché cerchiamo ascensore? Mi fanno aspettare? Eh? Perché dico io? Ma no, nessuno. Stavo un colpo di scena, tipo 700 androidi lì con vasellina pronti. Niente. Riccardo, sei mai stato al reattore? Mai visto. Ho fatto una parte dell'addestramento in uno di quelli, una vita fa. Riccardo è inutile. Non l'ha capito, ancora gli chiede consigli. Salve. E qua c'è... oh, finalmente. Io devo entrare lì. Vabbè, si accende, giusto? Accenditi. Vedi i poteri. Vedete i poteri che ho. Che tensione.
A posto, ciao, ho finito.